Allora, Qui siamo alla fine degli anni 50. Posso leggermente curvarlo? Se dopo lo rimetto a posto, così, leggermente, ecco, magari 45 gradi. Ecco, perfetto. Perché così. Quindi qui allora siamo 59. Sì, quando nascono per gli Stati Uniti gli astronauti e per i sovietici i cosmonauti, Ah, così si lo chiamavano, ecco. eh? Quindi è già partito il progetto appunto per lo spazio. Là c'era lo Sputnik, che è stato il primo, Sì. e qui c'è il primo invece uomo nello spazio, che è stato Gagarin il 12 aprile del 61. Primo uomo. Primo uomo nello spazio, sì. Quindi che la cosa ha dato molto fastidio agli Che americani. sono andati, che hanno, sono arrivati 2 settimane dopo. A maggio, vedo il 5 maggio del Sì, 61. sì. Eccezionale. Poi, poi qui che c'è Questa è la prima donna nello spazio, sempre sovietica, nel 63. Valentina Sì, Tereskova. Tereskova. Sì. E le cose cambiano un po' quando arriva Kennedy. Ecco, John Fitzgerald Kennedy. Quando arriva Kennedy, le sovvenzioni per la NASA raddoppiano, Certo, triplicano, perché lui ufficialmente nel suo discorso dice sì, noi dobbiamo, dobbiamo andare sulla Luna, sì. e aveva dato anche una scadenza, no? Sì, Quindi, entro la fine degli anni 60. e ce l'hanno fatta lì, non so cosa sia successo, e ce l'hanno fatta perché sono arrivati nel 69. Quindi qua. Aspetta che qui invece è il filmato, mi piacerebbe vederlo tutto. È È lunghissimo. lunghissimo, sì. E va Ci bene. sono i vari Allora. programmi, c'è il programma Voskhod, è quello Gemini, che è il primo destinato appunto allo spazio, e poi partono il programma Apollo e il programma Soyuz, sempre questo per arrivare Sì, sulla no, Luna. stavo ammirando questo Saturno, eh. Saturno costruito da voi e quindi, ma vi è stato spedito dall'America, Sì, ma su vostra questo. richiesta allora, sì. Sì, abbiamo acquistato negli Stati Uniti. Ah, ecco, non vi è stato omaggiato. Magari. Pensavo, è giusto per. Quindi qui siamo nel 66-75. Siamo nel senso, in metà degli anni 70. La chiave deve andare Ecco, al compleanno di. poi Questo, qui questa è c'è. l'R7 con cui i sovietici hanno fatto praticamente tutti i programmi. Naturalmente poi qui si Sì. vede l'R7 e nelle sue varie. Ah, E se ecco. parte da questo, poi naturalmente ci sono. Quindi qua, ma è proprio tutta la storia qui Sì, della l'R7 è stato crescita. quello, sì. Gli Stati Uniti hanno finito appunto con i loro e sono partiti con il Saturno, prima un pochino più piccolo e poi qui si Sì. vedono le varie fasi anche del Saturno. Ah, ecco, sì, che non l'avevo visto prima. Sì, il problema maggiore per i sovietici arriva nel 66 quando muore Korolev. Ah, ecco, Korolev che è stato il. questo Sì. personaggio. E da lì si inceppano un pochino le cose. Perché, come mai, era Perché tutto. l'N1 sovietico che avrebbe dovuto portare, L'N1 è questo. sì, avrebbe dovuto portare sulla Luna, dopo 4 prove, ci sono 4 esplosioni, non Oh va. E là là. quindi perdono parecchio tempo. Ma però non si sono arresi perché se hanno continuato. Sì, no, i sovietici dopo il quarto lancio lasciamo perdere perché non va proprio Si l'N1. sono Lì demoralizzati. lo vediamo sulla rampa. Ah, ecco. Qui è sempre l'N1, questo qui, Sì, sì. l'N1, sì. E Sì. questo era il modulo lunare sovietico che sarebbe dovuto andare sulla Luna, ma che naturalmente non è potuto Ecco, andare. questo Questo qui modellino. invece è il modulo dell'Apollo 11, Ah, ecco, il è scritto qua, sì. modulo Ecco.
statunitense, sì. Che è proprio quello che è stato utilizzato per sì. l'atterraggio sulla Luna. Sì. Ah, qui c'è il percorso, bellissimo questa cosa. È bellissimo, si vedono alcuni passaggi dalla partenza, 16 luglio, con Armstrong, Collins e Aldrin. Sì. E me le ricordo, Armstrong in particolare, sì, perché... mi ricordo anch'io, sono rimasto su... Ripeto, io mi ricordo al mattino che c'era allora la TV in bianco e nero, sì. Tito Stagno, che insomma... era bello, per noi era... Sì, c'era uno studio intero, c'era, si discuteva, sì. Sì, sì, vabbè... Forse non erano bravi come quelli di oggi, però hanno coinvolto, è stata una cosa coinvolgente. Qui è quello del distacco, qui c'è il modulo di servizio e il modulo di comando, sono ancora attaccati. Sì. E questo è il LEM, ecco. Si gira. Il LEM che è quello che atterrato e sbagliato, che è allunato, perché noi siamo abituati... Sì, come si dice mare ammarato, sì, allunato. Continuo, questa strascenza è distaccato e sta scendendo. Ecco. Queste sono proprio foto che hanno fatto... Sono foto della NASA, queste. Quindi avranno fatto gli astronauti, suppongo, o gli automatismi dell'epoca. Che però se pensiamo veramente nel 69, con la tecnologia dell'epoca hanno fatto... qualcosa di straordinario che adesso vogliono ritornare. Sì. Allora, questo qua, ecco il LEM, che carino. LEM che è sceso. E questo modellino l'avete fatto sempre voi? Sì, sì, sì. Ma chi è l'artista? Fatto sempre io. Ah, eccezionale. Anche questo qui, come astronauta, anche questo. Apollo 11. Ma questi arrivano sempre dall'America? No, questi li abbiamo trovati qui in Europa. Ah. Questa è la targa che gli astronauti hanno lasciato su sulla Luna. Ah, ecco. C'è scritto che sono arrivati in pace per tutta l'umanità. Sì, sì. Poi qui... La camminata famosa. La camminata. Ho dovuto restringere un pochino. Però è bello. Ah, ecco qui la targa. Sì, in ordine cronologico, quindi la risalita. Qui. La risalita. Col pezzo superiore dell'M, l'altro rimane giù. Ecco, questo non ha lasciato giù quel pezzo lì. Sì. Questo è già il... Pezzo, sì, si ricongiunge con quello che è rimasto. Ah, eccezionale. Poi prima di entrare in atmosfera, questo qui passano tutti su questo pezzo. Sì. Questo viene abbandonato, li travasano dall'EM sull'atmosfera sulla navicella. Questo è l'ammaraggio. Sì. Io mi ricordo, ho detto, ma li troveremo vivi? Io pensavo questo, perché insomma è vero che avevano fatto altre missioni per provare, eccetera. Sì, insomma, un po' di dubbi c'erano, Certo, con il... C'è tanto, è vero che Nixon aveva preparato anche il discorso... Se ah, nel caso in cui... questo è... Io l'ho letto, quindi è vera questa cosa. Sì. Quindi Nixon aveva preparato il discorso, sia se andava bene, se andava... Se andava in ipotesi che andasse anche male. Con Nixon che... Fosse andata male. Sì. Poi i festeggiamenti. Questo, i festeggiamenti. Bellissimo. E queste sono le altre... L'altra missione Apollo fino al 72. Ecco, quindi ufficialmente poi non ci sono andati per mancanza di fondi e di interessi. Sì. Questa è la versione ufficiale? Sì. Ma è così? Sì. Sì. Spendeva mica male. È una percentuale altissima. Quindi, vabbè, ne ho sentiti un po' di tutte le versioni, però ufficialmente questa è la loro... No, stavo guardando di Francobolli che... Sì, c'erano buste, poi è uscito di tutto, Questa è una collaborazione che facciamo con i polieroi,
dare una mano. Questi sono un'associazione che va negli ospedali pediatrici, i bambini che hanno tumori, eccetera. E quindi qualsiasi cosa facciamo gli diamo una mano. Beh, è una bella cosa, eh. Anzi, con tutto questo lavoro che avete fatto, qui l'impegno, il tempo, eh? Spero che almeno alle persone. Vabbè, io ho iniziato prima proprio così, se non c'è gente, riusciamo a riprendere meglio, anche perché se poi c'è la gente, magari si La dà. gente ci sarà, penso, domani. Sì. Il razzo che sta per Non riusciamo assolutamente, per cui devo farmelo far fare dalla Chiara. Non c'è Non si qualcosa capisce. che si riesce a entrare.